Ma adesso di nuovo sono mutato. No. Ma adesso non sono mutato. Mi sono sentito. Ma adesso non sono mutato. Mi sono sentito. Sta live la metto su YouTube, beh. Sta live la metto su YouTube. No, no, non ancora. Te lo dico io quando provare i beat. E adesso sto reinstallando OBS e finalmente fa vedere qualcosa di nuovo, capito? Vedi? Intanto non mi ha dato il problema di Skype, che me l'aveva già dato la scorsa volta, me lo ricordo sto problema, non mi ricordavo che era Skype, ma mi ricordo che c'era un errore. E adesso finalmente sono riuscito a installarlo, vediamo se funziona. Se mi ricordo quello che ha detto Jack, che riesco a recuperare il mail passaggio, provo a vedere se riesco a impostarlo io un attimo. Applica le impostazioni. Accetta i cookie, dai, però non puoi fare così, cioè. Accetta i cookie. Oh, finalmente, browser. Browser. Colla. Ok. E adesso forse dovrebbe partire. Aggiorna. Vediamo se devo salvare da qualche parte. Prova adesso con un beat real loose. Se no devo ancora fare qualche passaggio, mi sa. Che poi qualche passaggio mi sa che lo dovrò ancora fare. Trolli. Partito, ma non l'ha letto. Non l'ha letto. Text to speech. Text to speech abilitato. Guarda, ti faccio vedere, non ti sto prendendo per il culo. Text to speech, che è questo qua, sarebbe testo abilitato. Ah, numero di bit è 10. Allora forse perché avevo messo numero di bit per l'avviso. Allora, aspetta, aspetta. Prova a mandare 10 bit. Allora, aspetta, lo facciamo con un bit. Riproviamo. Riproviamo. Numero di bit per l'avviso, lasciamo uno. Salva le impostazioni, vai, rimanda un bit adesso tra... Aspetta un attimo. Adesso rimanda un bit con scritto vaffanculo a Lollo, porco Lollo. Non Lollo te, Lollo l'altro. Manda un bit. Vai Rui, vai, adesso dovrebbe funzionare perché era settato a 10 bit. Era settato a 10 bit. Eccolo, vai. Vai. Parla, bastardo, porco Dio. Porco E Lollo. andiamo, che è andato, funziona. Adesso lo metto, allora, per sta live di nuovo 10 bit, ok? Per sta live 15, dai, 15. Fate i bravi. Per sta live 15 bit. E poi lasciamo 15 bit per un po' di mesi, vediamo come si mette.
Creare un impero completato, ragazzi, ho completato l'obiettivo creare un impero. Minchia, sono un imperatore, ragazzi. Ho creato un impero. Ho creato un impero, minchia di cane. Cazzo te ne fai degli imperi quando stai male, guarda. Allora, ho fatto 12 differenti, media... ho fatto la media a 75, ah no, quello non l'ho ancora fatto. No, no. Creato un impero non è quella media lì. Di media spettatori c'ho 3,16, un po' bassina la media. Su 75 un po' bassina. E oh, guarda, Realnus, anche la prima parola che si sente doppia, ve la tenete com'è, è la particolarità del canale, bro. Che cazzo ti posso dire? Ora parliamo dei ragni omofagociti, come vi avevo promesso, ne ho già parlato all'inizio live. E quando andrete a vedervi il video su YouTube completo, sentirete la questione dei ragni omofagociti. Però volendo si può ripetere. In mansarda c'erano queste vedove nere che saltavano e mentre saltavano diventavano tipo teletrasportatrici invisibili, no? E io li ho seccati sti ragni, c'erano due o tre, non so quanti erano, ma quei due o tre che erano lì nella pozzangherina con l'acqua della batteria, non so che cazzo hanno fatto col fungo, c'era un cazzo di fungo e quel fungo, porco Dio, ha creato un cazzo di impero, capito? Oh, io sti ragni non so se erano comuni, non comuni, mica comuni, non ti so dire quei ragni dove sono, io quei ragni lì non li ho più visti, però ci sono qua dei ragni simili che non saltano, sono tipo proprio vedove nere, ok? E mi sa che adesso qualcuno sta imparando a saltare come prima, perché qua vanno anche in giardino, si ibridano anche con i ragni salterini qua che ibridano, capito? Perché i ragni sono molto ibridatori, capito? Cioè i ragni si ibridano molto con altri ragni, ok? E cosa succede? Succede che adesso quando sarò morto o dal mio corpo, dalle mie ceneri o dalla mia cagata di 100 anni fa, usciranno dei coleotteri omofagociti, dei ragni aracnidi omofagociti e delle mosche omofagocite, oltre che delle zanzare omofagocite, ok? E questa Akamalamok, Kalamok, Kalamok, Kalek è la mia maledizione all'umanità ulteriore. Prego, bittamento, vai. Andate coi bit, ragazzi. Qua voglio tanti bit con Akamalamok, Malamok, Malek e non solo da Realnus. Dovete pagare tutti i bit. Andate coi bit, ragazzi. Forza, ragazzi. Bittamenti. Ve ne faccio sentire una gratis, dai. Vediamo. Questo qua. Come si fa a mandare? Eccolo. Non l'ha mandato? Perché non l'ha mandato? Perché non l'ha mandato quello del passato? Boh. Prova a mandare un po' di bit, Realnus. Se vuoi, come vuoi. Sono 15 adesso. 15 ci può stare, dai. Qualche bittamento da 15, fammelo. Poi se entra qualcuno. Ma almeno, cioè, poi anche perché alla fine sto video, mettendolo su YouTube, no? Cioè, poi rimane tutto su YouTube, hai capito? Quindi se vuoi tipo dire, per favore, demone, di che Realnus è il canale più figo di poker che ci sia. Tu poi ce l'hai anche su YouTube sto spammamento, hai capito? Perché la chat non so se si vede nel video. Quello francamente non ci ho mai fatto caso, a volte sì, a volte no. Dipende un po' dai settaggi quotidiani, capito? La chat non so bene se si vede nel video sempre. Poi a dire la verità io qua, vedi, io ce l'ho in pausa perché sennò fa casino. Se metto play, fa casino. Se metto play, vedi, ripete le cose che dico. E le dice in loop fino a che non si abbassa il e dice volume. Demone. Ave, ave demone. Ave demone. Morituri te salutam. Ave demone. Morituri te salutam. Vediamo l'audio. Ave demone, grazie, bel messaggio. Ave Nus, Ave Francesco. Akama la mok, ala mok malek. In realtà all'inizio l'avevo creata con Rot.
perché Astaroth, però essendoci anche i Rothschild, che poi pensano che parlo dei Rothschild e gli voglio esaltare, allora ho cambiato e l'ho fatto diventare Mok. Come ta buona Mok. Zebi, Zebi Moch, Tabona Moch, Zahabi. Gli dico così agli arabi qua io. Alcuni sì, altri no. Alcuni mi odiano, Devo dire che alcuni mi odiano, ma alcuni mi vogliono bene. Con alcuni di loro dicono tanto che sono tutti terroristi, cose. Non è vero, alcuni sono dei bravi ragazzi. Credono tutte le loro cose, hanno il Corano, fanno il Ramadan, hanno tutti i loro cazzi e mazzi in testa, però alcuni sono persone di parola. Quantomeno, oh, se poi scoppia l'ISIS, non te lo so dire chi è di parola, anche tra di loro. Ma qua comunque nella società così occidentale, alcuni sono persone di parola, capito? Tipo Funky è una persona di parola. Bashir già era un bravo ragazzo, che lui senza denti, così, bravo ragazzo anche lui. Il baffo Abdul, altro bravo ragazzo. Capito? Certo, magari sono quelli che se possono farti, cioè se devo venderti una pezzata, magari mezza se la pippano a volte quando sono proprio fino qua, che ce l'hanno sopra, capito? Quando ce l'hanno proprio fino qua, te gli vai a prendere una grammata, mezza pezzata magari se la pippano, hai capito? E ti mettono magari il bicarbonato dentro, che cazzo ne so cosa ci possono mettere, capito? Quello lo possono fare, però comunque, cioè, già Funky non è che fa così, Funky se ne fa un po'. E non ci mette un cazzo dentro. Non so se a volte ce l'ha messo bicarbonato. Non so che cazzo ha fatto. Ma anch'io una volta il mio cliente me l'ha lasciata per 2 o 3 giorni. Io alla fine gli ho portato 3 bustine, delle quali 2 c'era il bicarbonato dentro. Capito? Cioè io quando il cliente mi mandava a prendere la roba, gliela portavo chiusa come me l'aveva data al pelato, tale quale quella che era. Capito? Era perfetta, precisa, com'era, era economica, tutto quello che vuoi, ma com'era era e andava bene, capito? Ma cioè ragazzi, io non gli aprivo neanche la bustina, mi facevo le 2 o 3 fumate con lui, se volevo potevo stare lì anche un'ora, ma io me ne andavo per andare a fumare da solo. Però non è vita, cioè mi ha distrutto sta vita, hai capito? Adesso sono qua con la grammatina al mese che mi rovino con quella, però, ma perché sono già rovinato abbastanza. Cioè, quella alla fine posso ancora permettermela se ne va a vedere, capito? Non potrei più permettermi i 10 grammi al mese, quelli no, ma non monetariamente, proprio del fatto che se facessi anche solo un mese 10-15 grammi di coca mi ritrovo lo steso morto, capito? Impagliato e resuscitato pure 3 volte e pure rimorto un'altra volta, capito? Questo senz'altro. Ma è uscito il. Non so, te sei stato attento, ma io l'ho ripreso. Ma non so se è uscito nello schermo il commento. Con tutti i commenti. Prova a mandare 2 o 3 commenti senza beat a scrivere delle cazzate tipo ciao demone, cose così. Prova. Senza beat, non mi servono i beat. Adesso voglio provare a vedere solo se esce il commento sullo schermo. Non esce, si sì, esce, bella, esce, bella, bella, ci sta, sto settando bene, adesso devo mettere i blep e dopodiché siamo a posto. Una volta messi i blep, Twitch è settato. Adesso mi concludo l'ordine su Amnesia, che prendo il bong e un po' di roba.
devo utilizzare un attimo il pagamento. Ok ragazzi, ci siamo. Peccato che sta live di sto pomeriggio non funzionava, ma adesso se è settato tutto bene, poi provo a portare anche, non dico LOL, perché LOL non me lo regge per via di tutto il lambaradam degli FPS e dei cazzo di come si chiamano. Mi sta chiamando il dentista, ragazzi, mi sa che devo staccare. Ah no, ma solo fissato l'appuntamento. Ciao demone. Chi è questo? Vediamo. Man. Vedi, Gattoman si legge anche sullo schermo, però. Io non lo vedevo prima sullo schermo i nomi. Ah, si è abbonato proprio Gattoman. Bella per il terzo mese, giusto? 3 mesi. Allora, Gattoman, ma è VIP? Sì, VIP è VIP. Va bene, Gattoman, so che vieni, beh, noi ci vediamo anche su LOL, ma non vieni tanto, però quando vieni, ti abboni. Ti ringrazio, Gattoman. Sta live non ti posso ringraziare col saluto solido, perché la voglio caricare su YouTube, e sai che io su YouTube meno ci metto la faccia, perché in quel sito hanno fatto le peggio mattanze, le peggio cose. Io in quel sito ci lascio la roba che ci devo lasciare per via di cronaca, perché comunque è un contenitore di roba in generale infinita, quindi ci può stare che uno carichi qualche video su YouTube, è ok, però che io faccia parte di quel giro lì, a me non mi trovano, capito? A me non mi trovano, quindi ti dico grazie, e poi il saluto te lo faccio la prossima volta. No. Vabbè, ti faccio così, guarda, ti faccio vedere. Va bene, ma la sciarpa adesso non la posso mettere, è luglio, però, se metto la sciarpa anche a luglio, cioè mi prendono per coglione. Fa caldo solamente all'idea di metterla, cazzo. Oddio! Otto! La mosca, riprendiamo anche un po' per animali e parchi zoologici le mosche, giusto un po', perché si parla degli arachnidi,
Guarda, poi io adesso non sto a ripetere la questione degli aracnidi omofagociti. Però se tu ti vorrai rivedere la live su YouTube, a parte che sta avvenendo una bella live, e poi se te la vorrai rivedere su YouTube tra 2 o 3 giorni, quando la riuscirò a caricare, perché conta che la devo scaricare, poi ricaricare, e il processo non è proprio cortissimo. Quando la vedrai su YouTube, se te la vuoi vedere, vedrai che ho fatto tutto un discorso sui ragni omofagociti. Capito? Che è un bel discorso. Secondo me è un bel discorso. Sono andato dal dentista, dice che non è che può fare più di tanto, però mi dice di lavarmi di più i denti, almeno una volta al giorno. Quello che ne resta dei miei denti, che non è che ne ho molti, ne ho molti. Comunque. Se riesco a recuperare una mia panoramica, poi ve la faccio vedere. Così finalmente capite come sono messo anch'io in bocca e la cocaina, il male che fa. I denti me l'ha fissati la cocaina, ragazzi. E qua ci sono poche storie. Sui denti proprio, cioè, ora, non è che i denti siano l'essenza di una persona, però se andiamo a vedere, i denti me l'ha fissati la cocaina, cioè, erano già per i cazzi loro non troppo buoni, però. LOL mi fa crashare se faccio le partite con OBS, non ci ho ancora provato. Da quando l'ho reinstallato non ci ho tornato? LOL, ti dicevo, LOL mi fa crashare mentre gioco. Cioè, se io gioco a LOL e voglio streamare, le ultime volte che ho provato crashava. Adesso dovrò riprovare con l'installazione che ho fatta nuova e vediamo un po' come cazzo funziona. Ma prima mi crashava. Ma comunque non adesso, perché adesso sta live è dal telefono, quindi sarebbe tutto troppo complicato in questo momento, cioè dovrei chiudere, riaprire, no, no. Allora, adesso potrei caricare un nuovo video su Werewolf su YouTube, che ci sta a portare un po' di Werewolf su YouTube. Caricare video. Pronto? Pronto? Vorrei sapere chi sono questi che chiamano e stanno zitti.
Gatto, ma sei capace di impostare i blurb su Twitch? Abbonamento di gatto, ma non ci stava. Ragazzi, bittate un po', Realnus, spamma un po' la live da qualche parte. Realnus, Realnus, quasi quasi la chiudo sta live, così la carico su YouTube, la facciamo breve su YouTube. Tanto oggi una live c'è già, spettatori non ce n'è. Si potrebbe anche arrivare a questo compromesso qua, senza abbittamenti, i abbittamenti sono settati per la prossima. Un paio di abbittamenti me l'hanno fatti, ho preso una sub, va bene, dai. Va bene, va bene. Direi che se non c'è altro la chiudiamo qua a sti punti. Ok. Sigaretta finita, e qua che fuma. Vedete qua? Ah, vi faccio vedere l'erba, magari che ho preso dell'erba CBD. Ho preso dell'erbetta che deve essere strabuona. Non c'è, forse qua, qua. Guardate che pacchettino. Bella questa, no? Bel pacchettino questo. Ce n'è un bel po'. Apriamo magari. Controlliamo un po' la merce. Il profumo è ottimo. Questa erbetta e di là abbiamo quella col THC, come dire, cosa devo fare? È 30 euro l'ho pagata,
30 euro, ma sono, questo qua sono 10 grammi, bro. 10 grammi 30 euro, un prezzaccio, eh. Cioè, 3 euro al grammo, il giusto, il valore che ha la ganja CBD, quello che in realtà ti fanno pagare quelli onesti. Questa però a questo prezzo secondo me è ottima, perché anche come cannabis è strabuona. Sì, ma qua c'è un tabacchino che c'ha anche dei libri, si è presa adesso, non so bene che libro fosse, ma aveva un libro sulla cannabis in mano e si sta proprio informando bene su queste cose della cannabis. Magari io ne so di più, per dire, ho uno che, uno che, cioè, uno che si fuma le canne, che tiene le piante, sicuramente ne sa di più di quel libro lì che c'aveva lei da tabacco. Del libro no, ma di lei che vende un po' di ganja CBD. Che l'avrà fumerà anche magari se gli capita, non ti dico che non la fuma, capito? Però fumano quella lì, cioè non è che se ne intendono come uno che fuma le canne da 30 anni e ha tenuto decine di piante, capito? O anche già solo 4-5 piante come ho tenuto io, fino a fioritura, capito? Ma la rosemary costa già di più, è già buona anche la rosemary. Costa un po' di più però. Adesso ti dico come si chiama questa. Comunque è lo stesso tabacchino, ha cambiato fornitore. La Rosemary non gliel'ho trovata. A dire la verità, questo pacchettino qua mi sembrava più cicciotto degli altri. Gli altri devono essere da 5 grammi e devono essere di cannabis un po' diversa, di canapa un po' diversa, ma ce n'è di meno. Più o meno allo stesso prezzo, però questo pacchettino qua, vedete, CBD si chiama, CBD, bello bello, un bel pacchettino, anche il codice QR se qualcuno lo volesse scannerizzare, questo è il codice QR, vi stoppate poi la live, ve lo scannerizzate, ve lo metto un po' più vicino, vedete, codice QR. Peccato che non avete un po' bittato, era bello se si bittava un po' a sta live, perché, ma sai, Realus, non voglio che bitti solo tuo, però, cioè, mi sarebbe piaciuto se entravano due o tre persone, bittavate come ieri, capito? Si facevano 2-3 euro. Beh, ho fatto una sub, quindi va bene, però, sai, il bit è una cosa che deve essere proprio giornaliera, cioè, se già ieri ho fatto sta bittata e adesso la bittata è già finita, capisci bene che. Cioè, che cazzo, cosa mi è entrato? Ma io devo svoltare, devo fare quei 6.000 bit al giorno, dai. 6.000 bit al giorno li devo fare. 6.000 bit sono 60 euro. 6.000 bit al giorno tra donazioni e tutto le devo fare, dai. Sub, tutto compreso. Mi servono 6.000 bit al giorno. Devo riuscire a crescere un po'. Sì, lo so, ma il vino l'ho finito. Vado a vedere se il prete me ne dà un po' adesso. Adesso chiamo il prete. L'ho fatto un po' incazzare l'ultima volta al prete, quindi già la settimana scorsa non gliel'ho neanche chiesto il vino. Però adesso quasi quasi glielo chiedo se c'è un po' di vino. Comunque la ganja la devo tenere ancora un paio di settimane. La mia erbetta doveva durare ancora 2 settimane, ma sai cos'è? Avevano visto la lampada, faceva già un po' di odore, era già da un po' troppo che era lì. In un gruppo mi hanno detto: se i tricomi sono bianchi, tirala via, tanto è la stessa, perdi un po' di roba, ma cioè, comunque l'effetto te lo dà. E spero che sia come hanno detto loro. L'odore, devo dire, ce l'ha, è bello forte anche. Cioè, non credevo fosse così potente. Cioè, non è un'erba potentissima, la Royal Dwarf, un 15% ha, capito? Comunque è già una bella erba, capito? Cioè, ci sta.
Però non è fiorita proprio pof 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 con le cime piene di polline, così, quello devo lasciarlo ancora un po'. Cioè le cimette ancora un po' acerbe, però secondo me mi faccio delle belle fumate. In che senso, se vedo che non entra gente, apro una nuova live e rispammo? Cioè, cosa cambierebbe la cosa? Nel senso, se io faccio sta cosa, cosa cambia? Me lo dici così per una cosa così che ti è venuta in mente su due piedi? O ci sono delle motivazioni? Ma il feed l'ho mandato anche un po' sui canali Telegram adesso. Cioè, quando mi parte il Twitch monitor che mi viene il feed da me sul Twitch monitor, io lo spammo un po' su Telegram. Onestamente, la gente magari si guarda il VOD o sta facendo altro. Poi, sai, il mio canale, sia il mio gruppo che il mio canale non sono tanto incentrati su Twitch. Cioè, è più Twitch che va su Telegram che non Telegram che va su Twitch per me, capito? Anche se Telegram non ci faccio una lira, se ne va a vedere perché è tutto free, capito? Però è più la gente che porto da Twitch a Telegram e che resta su Telegram che non che quella che da Telegram mi viene su Twitch. Se ne va a vedere, da me funziona più così. Però devo dire che se partono le bittate su Twitch ci può stare, eh? Se partono le bittate. Adesso se hai detto che mi prendi la cassa appena c'hai due soldi, facciamo sclerare un po' i vicini di casa, andiamo un po' in piazzetta qua a mangiarci qualche pizza con la cassa. Psiconauta, sciamano and seeker. Vedi, se vuoi fare una donazione a un amico, falla. Se proprio sono amici che sai che ti puoi fidare, prestagli i soldi, ma prestare soldi a buffo così alla gente non è mai una cosa saggia. Cioè, se presti, magari come io l'altra volta ti ho chiesto se ti prestavo 100 euro, ma ti avevo detto esplicitamente domani te li ridò e domani te li avrei dati, capito? Ma è una cosa che potevi fare con me perché io sono un uomo di parola e così. Se lasci i soldi a tutti quelli che conosci, è logico che prima o poi qualche soldo ti viene a mancare. Cioè, non puoi darli a tutti, capito? Se li dai a tutti, ti fai anche il nome di quello che è pieno di soldi. Che non ha mai bisogno di soldi e che va bene così e fai uno sbaglio, capito? Piede, il mio cazzo di piede. Sta guarendo un po' il tallone. Il tallone un po' sta guarendo, dai. Ho fatto qualche trattamento. Però qua fa ancora un po' male. Vedete, si vede tutto così. Questo è il mio piede.
Ragazzi, ve lo dico per la prossima live, adesso questa tanto mo diciamo che la chiudiamo. Bit, 15 bit, si legge il messaggio. E prossima live, spero che sia settato tutto bene e che parta ovunque sono, che partino le casse. Ragazzi, dobbiamo partire con i bittamenti tutti insieme, sostenere il canale, fare il tifo con i bit. Far parlare sta cassa e vediamo di fare le cacce alle mosche e tutto quanto. Qua c'è una mosca, vedete? Praticamente sta mosca rimane, io la vedo e non riesco a registrarla. Questa è un'altra dote che hanno alcune mosche, perché alcune sono più specializzate in una cosa, altre nell'altra. Questa qua è una mosca che praticamente non, cioè, non so che tipo di mosca sia, è una mosca che tende a non essere registrabile. Io la sto vedendo, ma quando passa davanti alla fotocamera scompare, cioè non si riesce a registrare. Non so perché, ma questa mosca non si riesce a registrare. Proprio io la vedo tranquillamente qua, ma non viene, forse scappa dall'obiettivo, riesce a capire dov'è l'obiettivo, non capisco bene, ma sta mosca non è proprio registrabile, capito? Questa mosca qua non è proprio registrabile. L'avete vista adesso? Vedete, c'è sta mosca, no? C'è sta mosca. Non è che non c'è, eppure non è registrabile. Si fa vedere proprio una volta ogni mai, adesso è tornata e adesso vedete che sparisce un'altra volta. Questa qua proprio non è registrabile, tipo c'è dei problemi neuropsichiatrici la mosca. Va bene, ciao ragazzi, GG.